Core Inox tra fileria di acciaio inossidabile di profili speciali per la prima volta decide di mostrarsi alla community dell'acciaio. La via è solo una: incontrare l'intera filiera siderurgica in occasione dell'appuntamento irrinunciabile con Made in Steel. L'Eo Inox è nata con la mia andata in pensione nel 1997, che dopo aver lavorato in un'azienda leader qui di Peschiera Borromeo, ho costituito la Eurinox. E Eurinox vuol dire Eugenia, che è la moglie, e Renato, che sarei io. Grazie alla conoscenza dei clienti, del mercato e la conoscenza proprio della lavorazione del prodotto, non è stato per me un problema ad arrivare qua ad oggi su 10.000 metri quadri coperti, 12.000 non coperti, oltre un'altra campata che abbiamo preso in vicino, che grazie al prodotto in prevalenza di origine europea non è stato difficile produrre 1.000-1.200 tonnellate al mese di prodotto. La produzione viene venduta al 50% o 45% sul mercato nazionale e il 55% fuori Italia, in prevalenza Europa, paesi ex comunisti, e un po' anche in America e Egitto, diciamo paesi del Nord Africa. Che ora oggi noi, anche se è un periodo abbastanza, dicono, di carenza di lavoro, noi stiamo andando via bene, direi grazie a qualità, servizio e conoscenza del prodotto. Noi sino ad oggi siamo arrivati qui senza venditori, diciamo abbiamo vissuto di rendita da quello che oggi dà l'internet o il passaparola. Direi che è arrivato forse il momento di farci conoscere meglio tramite il Made in Steel, che mi sembra di capire che sia l'equivalente della fiera della Wire, e di conseguenza, visto anche che è vicino a noi, cogliamo l'occasione per incominciare con fare la fiera il prossimo anno. La fiera sicuramente può essere una buona opportunità per incontrare tutti quei clienti che per 15 anni direi che non abbiamo quasi mai incontrato, perché non c'è mai stato il tempo di andarli a trovare. Questo può essere un'occasione, anzi se i clienti avranno modo di vedere queste Made in Steel, sarà il modo per poterli incontrare tutti in una volta sola, e sicuramente, come ho sentito dire dagli altri che hanno fatto le fiere, dovrebbe portare bene, ecco, tenendo presente che il Made in Steel mi sembra che stia venendo avanti molto bene.